riapriamo, anzi apriamo, non riapriamo le linee, intanto che andiamo avanti con le nostre chiacchiere. Tu che devi ricordare? Ah sì, ma non ce l'ho con te Mimmo, è lei che è pedulante, dammi il microfono. Sì. No vabbè, volevo il microfono per una buona causa, certo. Perché domenica 11 settembre ci sarà uno spettacolo di musica e non solo. Io presenterò la serata insieme a Ennio Abbondanza, al cantautore Claudio Collini Doberman, e tutto l'incasso della serata sarà devoluto per i terremotati. Quindi questa qui sarà è una cosa buona. Diciamola tutta, chi vuole andare a assistere però a questo spettacolo deve pagare 10 euro. L'entrata sarà 10 euro e che sarà... non è che li mandiamo lì col trucco, no, poi. No, assolutamente, sarà al caffè letterario Mameli in via Mameli 27, zona Trastevere. Bellissima poi, via Dandolo, via Mameli, io da quelle parti là. Un derby lungo un anno, una trasmissione di gran classe. Di gran classe. Pronto? Emanuela? Sì. Ciao, sono Ennio. Chi? Ennio. Chi? Abbondanza. Sei Stefania? Sì. Ciao, sono Ennio Abbondanza. Non so se mi conosci. Mi conosci? No. Allora, sono Giorgio Galloni. Galloni, chi cazzo sei? Giorgio, tu insegna a giocare a tennis. Io poi ti insegno come si ottiene il telefono da ragazzi in un minuto. Sono arrivati tantissimi sms al 393 000 101 e 5, tra poco li leggeremo, riprenderemo anche le dirette allo 06 sì. 25 20 50 70 21 58 165. Sai Massimo, ci ha fatto caso, no? I primi giorni che purtroppo è successo il terremoto ad Amatrice, sì. Ci apriamo tutti i telegiornali, adesso già in quarta notizia se vogliamo, no? Sì, dipende dalla linea che scelgono i telegiornali. Per esempio devo dirti che io seguo molto TG Sky e TG di Sky, Sky TG 24, e loro invece fanno sempre ancora il filo, ne parlano, di, meno male, meno male. Zone di, però voglio dire, se invece guardi anche i giornali, un pochino è passato, come si dice, in terza pagina. Sì. Chi invece ancora pensa che sia in prima pagina è un mio amico, lui si chiama Claudio Collini, che salutiamo. Ciao Claudio. Buonasera Ennio, buonasera ai radioascoltatori di Centro Sport. Massimo D'Adamo. Ciao Claudio. Allora, caro Claudio, cioè tu che chiaramente hai vissuto in prima persona, perché sei andato su appena è successo tutto quanto, perché avevi degli amici, insomma dei parenti che purtroppo, sì, ahimè, mi ha raccontato non ci sono più, e praticamente hai dato una mano importante, cioè hai fatto quello che ti sentivi di fare. E certo, non hai dimenticato questo, perché domenica hai organizzato una cosa bellissima in collaborazione con il Caffè Letterario di Trastevere, una raccolta fondi per, appunto, per Amatrice, che costa 10 euro, no? Praticamente tutti i 10 euro di ogni persona andranno appunto ad Amatrice, neanche una lira andrà, come dicono quelli bravi, per sostenere le spese, o perché vengono tutti gli artisti gratuitamente. E anche il locale dei 10 euro non si prende un euro, questo mi sembra anche evidente. Racconta un po', intanto, perché so che verranno veramente bei personaggi, no? A parte i presentatori, che insomma lì sei sceso un po' di livello, ma le cose, insomma. Assolutamente no, non sono sceso di livello, anzi mi ha fatto tantissimo piacere, perché questa iniziativa è andata un po' d'impulso, perché come hai detto tu, Ennio, ho perso dei cari amici, tra cui anche due bambini. Il telegiornale magari non ne parla, non diciamo su questo, perché è una cosa un po' delicata, ma io lo definisco un po' il terremoto dei bambini, perché veramente purtroppo sono volati in cielo tanti bambini, e questo mi ha dato l'input per deviare un mio tour e portarlo nel cuore di Roma, e ho avuto appunto l'opportunità, grazie al Caffè Letterario, di avere il locale a disposizione appunto per l'11 settembre. Sì, come hai anticipato, interverranno veramente tanti artisti che si sono uniti spontaneamente poi tra l'altro a questa iniziativa, quindi il tempo di organizzarmi, che già tu lo sai, poi già c'erano tanti artisti che insomma si sono fatti avanti. Ricordiamo anche che ci sono persone che vengono da Pescara, per cui artisti che vengono da Pescara, quindi è stata veramente una cosa molto sentita un po' da tutti. Il merito quindi va a tutti, non solo da me, perché insomma a proporre si fa poco presto, però ecco,
poi alla fine ci aiutiamo tutti quanti. Infatti questa qui come iniziativa si chiama Doberman Anthology and Friends, che sarebbe insomma il mio tour, ma in realtà sarebbe l'arte si prende per mano, perché coinvolge un po' tutti gli artisti, dal cinema al teatro, al cantautorato, alla poesia. E come presentatori ed eccezione c'è ovviamente il caro amico Ennio Abbondanza e la bellissima Francesca Maiocchetti, e insomma a presentare la serata. Sì, l'importante è che poi ci divertiamo, perché è un evento benefico, ma dobbiamo anche essere sereni, perché noi per esempio di Centro Sono Sport, grazie anche a Massimo D'Adamo, che è il diciamo quello che è come te l'ispiratore delle iniziative, certo, facciamo un sacco di partite di beneficenza e chiaramente ci divertiamo anche, questo mi sembra anche evidente, cioè uniamo uno scopo ludico a uno scopo appunto benefico, questo è importante. Perciò invitiamo gli ascoltatori a venire a vedere uno spettacolo, tanti cantanti, artisti, poeti, trasformisti, ce n'è di tutto e di più. Chiaramente ci sarà anche Claudio Ugolini, detto Doberman, anche perché non ho capito perché ti dicono Doberman, io non ti ho mai chiesto veramente. Ma certo, no, Doberman perché sono affezionato a quel tipo di razza. Che avevo e mi è rimasto nel cuore in onore a, insomma, al cane che avevo, e mi sono tenuto questo. Bello, sembra pure un amante degli animali. Dicevo, chiaramente al Caffè Letterario in via Mameli, giusto? Via Mameli numero 27, esattamente. Vi aspettiamo tutti dalle 20 in poi, anche prima, ci sarà una bella serata, ci divertiamo, tanti amici insieme, è proprio un modo per stare insieme. I vostri 10 euro andranno, perché conosco la serietà di Claudio, ma questo non c'era neanche bisogno di dirlo, interamente in beneficenza appunto per il terremoto di Amatrice, questo ricordiamolo. Perciò vi aspettiamo tutti dalle ore 20 in poi, ci sarà da divertirsi, sì. Chiaramente chi vuole mangiare c'è un ricco buffet, a parte dei 10 euro chiaramente anche le consumazioni, e staremo tutti insieme, ci divertiremo insieme io e Francesca Maiocchetti con tutti gli artisti, Claudio e tanti altri, e tutti insieme insomma faremo del bene a chi veramente ne ha bisogno. Claudio, se vuoi aggiungere qualcosa, se no ci salutiamo. No, assolutamente, guarda Ennio, hai detto tutto, sarà uno spettacolo che comunque sia, sì, sarà appunto fatto per raccogliere fondi, insomma, per le zone e le persone colpite dal terremoto, ma ovviamente deve essere una serata allegra, perché l'allegria porta anche speranza, ci vuole un sorriso anche per le persone che sono lì e che hanno bisogno di noi, e questo credo che sia importante. Poi ecco, il mio mestiere tu lo sai, io faccio il cantautore, e penso che insomma nel mio piccolo, insieme a tanti altri artisti, insieme a te, anche insieme a Francesca, insomma, e a tutto il pubblico, spero di dare diciamo un contributo che possa comunque sia servire alla situazione che c'è lì, alla causa appunto del terremoto. Esatto. grazie Claudio, noi ci vediamo domenica. Buonasera a tutti, ciao Ennio, ciao Massimo, ciao, un a tutti gli ascoltatori, ciao. Ed è importante dare sempre conto di tutte queste iniziative, perché veramente a Roma, ma direi in ogni parte d'Italia, si sta muovendo con iniziative volte proprio a raccogliere fondi per i terremotati, e questa è una cosa oltre che utile anche bella, e quindi noi nel nostro piccolo il contributo che vogliamo dare è quello di dare voce proprio a tutte queste iniziative. Certo. Che ci vengono proposte, di cui veniamo a conoscenza e che siamo ben lieti di pubblicizzare, e siamo ben lieti di parteciparci poi personalmente dando il nostro contributo anche a queste iniziative. Sono piccole gocce in un mare, però come sempre diciamo, il mare è fatto da tante gocce, certo. No? Quindi è importante che ci siano, quindi daremo sempre conto di questo. Voglio fare, Ennio, perché mi ha colpito questa vicenda, i complimenti al comune di San Benedetto del Tronto e a tutti gli addetti all'ospitalità, quindi gli albergatori che hanno messo a disposizione delle strutture per le popolazioni colpite dal terremoto. Ed è una cosa molto molto bella, insomma, perché San Benedetto del Tronto per la seconda volta mette a disposizione le sue strutture, molti albergatori l'hanno fatto già ai tempi dell'Aquila, del terremoto all'Aquila, e l'hanno rifatto anche in questa circostanza. Credo che loro non avranno nessun contributo, insomma, quindi ospiteranno per mesi e mesi, si parla di 6-7 mesi, coloro che hanno perso la casa, e lo faranno a titolo gratuito, insomma, quindi mettendo a disposizione le loro strutture. Quindi complimenti a San Benedetto del Tronto. Sappiamo della rivalità che c'è tra l'Ascoli e la San Benedettese per quanto riguarda il calcio e tra le tifoserie, ed è bello invece che ci sia questa unione, questa solidarietà proprio tra San Benedetto e le popolazioni colpite in provincia di Ascoli Piceno. Quindi complimenti al comune di San Benedetto del Tronto. Questa è Centro Suono Sport 101.5.